Moda, sostenibilità, attrazione turistica e cultura con Taomoda Taormina. La rassegna internazionale ideata dalla presidente Agata Patrizia Saccone è saldamente intrecciata con le giornate milanesi della Fashion Week. Tra i grandi eventi della regione siciliana, patrocinata dall'Assemblea regionale siciliana, dagli assessorati regionali al turismo, beni culturali e identità siciliana, dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, Taomoda si conferma così come l'evento di settore più rilevante per il centro-sud Italia. L'empowerment femminile, al pari della sostenibilità, del resto l'una non esclude l'altra, sono due elementi che contraddistinguono la rassegna internazionale Taomoda. L'appuntamento conclusivo, il Galà al Teatro Antico, presentato dalla giornalista Cinzia Malvini, ha celebrato la 25esima edizione della manifestazione con la presentazione delle collezioni di Jenny, Antonio Marras, Elisabetta Franchi, Tombolini, Alberto Zambelli, Alessandro Enriquez, Le Palme e Mirko Giovannini. Il mio inserimento in questo mondo meraviglioso è stato conoscere Mirko, vedere che una persona aveva ancora tanta voglia di esprimersi, di dare tanto per la moda. Abbiamo aperto questo nuovo progetto che si chiama MG Atelier, lo stiamo portando avanti assieme. Doppio riconoscimento per l'imprenditore top manager Marco Bizzarri, che riceve il Tao Award Excellence e il premio Orografie. È vero che i momenti segnano certe differenze. La grande fortuna è quella di incontrare dei talenti che ti accompagnino, che ti capiscano, che lavorino con te, che vanno nella stessa direzione. Tao Award anche alla Maison Cavalli e alla top model russa Ludmilla Voronkina, già musa della casa e dell'artista Max Vadukul. Stiamo già ultimando il progetto, sempre scattato con Max, che si chiamerà Through Her Emotions, che parla delle emozioni di tutti noi in modo equilibrato.